Evidentemente, da certi punti di vista, ci interessano anche i materiali conduttori. Sembrerebbe una contraddizione questo, perché l'elettrostatica, il nome lo suggerisce, studia situazioni di cariche ferme, l'abbiamo ampiamente commentata questa cosa, mentre i conduttori, per loro natura, sono materiali che sono in grado di permettere il passaggio, il movimento di cariche, l'abbiamo detto varie volte. Come usciamo da questa, diciamo, impasse, da questa contraddizione? Beh, basta fare questa osservazione. Se io considero un conduttore in elettrostatica, devo contemporaneamente ammettere che il campo elettrico al suo interno sia pari a zero. Perché questo? Perché il campo elettrico, abbiamo detto, è la forza in grado di mettere in moto gli elettroni, no? I portatori di campo. Se il campo elettrico è zero, questa forza non c'è, gli elettroni non si muovono. Quindi noi potremo considerare un conduttore in elettrostatica purché assumiamo che il campo elettrico al suo interno sia pari a zero. Di conseguenza, data la relazione che abbiamo prima ricordato, anche il vettore spostamento elettrico all'interno sarà zero. Ieri abbiamo introdotto anche un'altra quantità molto importante, che è il potenziale scalare, vi ricordate? Tale che è uguale a meno gradiente di V. Ricorderete, è sempre possibile trovare una funzione scalare V tale che venga soddisfatta questa relazione grazie alla proprietà di conservatività del campo elettrico. Bene, ma se il campo elettrico è zero, il gradiente di V è pari a zero, qui c'è solo un segno di differenza, e quindi V deve essere costante all'interno dei conduttori. Quindi V uguale costante. La presenza di conduttori, quindi, in qualche modo possiamo ammetterla, e non è neanche difficile da trattare, perché in realtà dentro il materiale conduttore già sappiamo tutto, già sappiamo la soluzione, sta scritta lì. Quindi dovremo risolvere il problema solo all'esterno del conduttore, sostanzialmente. Cioè trovare il campo E, il campo D e il potenziale all'esterno del conduttore, perché dentro già lo sappiamo. Una cosa vale la pena di dire. Se, come abbiamo detto, queste quantità E e D in particolare devono essere zero all'interno del conduttore, questo ha un'importante conseguenza su come si distribuisce la carica su un conduttore. Se io attribuisco una carica a un conduttore, il campo D al suo interno è pari a zero, vi faccio il disegno per chiarezza, ok? Quindi se io considero una qualsiasi superficie interna al materiale conduttore, può essere questa, sigma, superficie chiusa intendo dire, allora è chiaro che l'integrale su questa sigma di D scalare N ds deve essere pari a zero, perché ho detto dentro il conduttore D è quantità nulla e quindi l'integrale deve per forza fare zero. Ma questa quantità, ricordando le equazioni che abbiamo visto un minuto fa, la faccio rivedere, ricordando questa relazione, mi dice anche che la quantità Q sigma, cioè la carica contenuta all'interno di sigma, deve essere pari a zero. Lo vedete, no? Da questa relazione. La conseguenza qual è? La conseguenza è che dentro un conduttore non ci può essere carica, no? Beh, ma allora questa carica che fine fa? Questa carica si addensa sulla superficie del conduttore. È l'unico posto dove questo ragionamento non vale. Perché nel momento in cui la superficie sigma in questione non è più tutta quanta interna al conduttore stesso, ma lo buca in qualche modo, ecco che questo ragionamento non vale più, e quindi possiamo ammettere che ci sia una carica localizzata esattamente sulla superficie. In altri termini, se volessimo dare una lettura intuitiva, benché diciamo molto naif, di quello che accade, potremmo dire che i poveri elettroni, le povere cariche, dentro il conduttore non possono stare perché il campo elettrico è zero e quindi non possono muoversi. Fuori dal conduttore c'è un materiale isolante, quindi non possono muoversi, sono bloccate sulla superficie sostanzialmente. Quindi quello che succederà è che se per esempio questo conduttore, per il disegno qui, l'ennesima patata,
avesse una carica positiva ad esso attribuita, questa carica si distribuirebbe sulla superficie con una certa densità superficiale, vabbè, ma questo non ci importa. Vabbè, una cosa magari ve la dico, non l'approfondiamo, poi questa cosa sarà ripresa in un certo dettaglio nei corsi successivi, ovviamente elettrotecnica alla laurea magistrale. Se noi facessimo lo stesso ragionamento che abbiamo fatto per stabilire la condizione di continuità della densità di correnti, ricordate il cilindretto a cavallo della superficie, prima una certa, si faceva un certo ragionamento, se io facessi qua lo stesso ragionamento, cioè considerassi un cilindretto a cavallo della superficie del conduttore, a causa della presenza di questa densità di carica superficiale sul bordo del conduttore, ci sarebbe una discontinuità della componente di scalare n. Potete provare a farlo, un ragionamento molto simile a quello che abbiamo fatto nel caso di J per la conduzione stazionaria. In altri termini, di scalare n, la componente normale, n essendo la normale alla patata, la componente normale di D è nulla dentro, perché dentro è tutto nullo, ma non è nulla fuori a causa della presenza di questa sigma, questa densità di corrente superficiale, densità di carica superficiale. Okay. Non lo voglio approfondire questo discorso, però potete tranquillamente vederlo voi sulla base dell'analogia con quanto fatto precedentemente. Va bene. Allora, a questo punto, non avete domande specifiche su questo, possiamo fare un primo esempio di situazioni in cui ho un conduttore, materiale conduttore, a cui è attribuita una carica, e succede quel che abbiamo detto prima, di cui vogliamo calcolare quindi il campo. Allora, immaginiamo la situazione più semplice possibile, un conduttore sferico, quindi immaginate non una patata generica, come ho fatto prima, ma una sfera, di raggio assegnato A. E diciamo Q, la carica complessiva che si distribuisce sulla superficie di questo conduttore. D'accordo? Allora, la simmetria di questo sistema di cariche, queste cariche che sono distribuite sulla superficie della sfera, ha una simmetria sferica, per ovvi motivi. Che cosa cioè sto dicendo? Sto dicendo che se io mi metto su una sfera sigma di raggio R maggiore di A, come vedete, concentrica con la precedente, evidentemente, ebbene, se io mi muovo lungo questa sfera sigma, immaginate di fare una passeggiata su questa sfera, muovendomi su questa sfera vedrei la sorgente, cioè la carica addensata sulla superficie, esattamente sempre uguale, non vedrei nessun cambiamento, perché l'oggetto in questione ha una simmetria sferica, quindi se io mi metto a ruotare su quella sfera non cambia niente, quindi anche il campo non può cambiare. Ecco perché sia E che D, ovviamente, hanno una simmetria sferica, così come abbiamo visto per il campo e la carica l'altro giorno, ovvero dipendono solo dal raggio, ossia come corollario sono costanti su questa superficie sigma, e sono diretti radialmente, I con R è il versore radiale che disegno ora in figura. Stesse considerazioni di simmetria abbiamo fatto anche ieri, se ci pensate. Bene. Supponiamo di essere nel vuoto per fissare le idee, ma non cambia nulla se ci fosse un materiale dielettrico con una certa costante elettrica epsilon omogeneamente diffuso in tutto lo spazio. Supponiamo che ci sia il vuoto, quindi D uguale epsilon con 0 per E, per capirci. Se noi applichiamo la legge di Gauss a questa superficie sigma, che cosa scriverò? Con passaggi esattamente identici a quelli visti ieri per la carica puntiforme, perché la geometria è esattamente la stessa, la geometria del campo, ottengo
questo, cioè la carica Q sigma è proprio la carica Q attribuita al conduttore, perché dentro la sfera ci sta, dentro la sfera sigma c'è il conduttore con la sua carica Q. Viceversa, il primo membro fornisce DDR che è costante, perché sulla sfera è costante per i motivi di simmetria prima invocati, per la superficie della sfera. Lo stesso risultato di I. E quindi, in particolare, dividendo con y con 0, questo. Vabbè, insomma, banali, passaggi banali. Che cosa ci ho scritto? Ho scritto che il campo elettrico ha esattamente la stessa espressione che avrebbe se a generare il campo non fosse quella sfera con la carica Q, ma questa carica Q fosse concentrata nell'origine. Se vi ricordate, questo è il campo di una carica puntiforme piazzata nell'origine. Quindi dal punto di vista del campo fuori dalla sfera, io ho lo stesso campo che avrei se concentrassi tutta la carica nell'origine. Sul potenziale chiaramente posso dire la stessa cosa, no? 4 pi greco epsilon con 0 r, così, ok, supponendo di considerare il potenziale regolare all'infinito, come già commentammo ieri. Le cose cambiano invece dentro, chiaramente, perché dentro la sfera il campo elettrico abbiamo detto essere 0 e il potenziale essere costante. In altri termini, il potenziale V di R sarà pari a Q diviso 4 pi greco epsilon con 0 R quadro per R maggiore o uguale ad A, e sarà pari a una costante che chiamo V con A per R minore o uguale di A. Chiaro? Chiaro cosa ho detto? Quindi questo è il risultato che ho trovato prima. Scusate, è R, non R quadro, ovviamente. Questo è il risultato che ho trovato prima, e l'ho riportato qui per R maggiore o uguale di A, mentre dentro, R minore o uguale A, dentro la sfera, il potenziale abbiamo detto essere costante. Oh, l'ipotesi che ho fatto qui, che non ho esplicitamente menzionato, ma lo faccio ora, è quella di aver supposto che la funzione potenziale V di R sia una funzione continua di R, cioè in altri termini, per R maggiore uguale di A e per R minore uguale di A, facendo il limite per R uguale A da destra, diciamo da fuori e da dentro, otteniamo lo stesso valore. Quindi sto dicendo che sto supponendo il potenziale continuo nello spazio. E questa è una cosa che noi diamo per assunta, cioè non ci spendiamo tempo, però si può dimostrare con una certa rigorosità a partire dalle equazioni. Anche questa è una cosa che vedremo al corso di laurea magistrale. Quindi noi questo lo prendiamo per buono e non lo giustifichiamo, però si può dimostrare. Quindi potenziale continuo. Il che vuol dire, se questi limiti da destra e da sinistra sono uguali, che la quantità V con A, magari uso l'altra lavagna, la quantità V con A, cioè il potenziale costante della sfera conduttrice, è pari al valore limite da fuori, diciamo così, ovvero Q diviso 4 pi greco epsilon con 0 per A. Chiaro? Bene, scopriamo quindi che in questa situazione, cioè una sfera conduttrice immersa nel vuoto, esiste una relazione di proporzionalità fra la carica Q attribuita a questa sfera e il potenziale V con A della sfera, costante perché è un conduttore, potenziale rispetto all'infinito, perché abbiamo detto che stiamo considerando i potenziali regolari all'infinito, cioè nulli all'infinito, ossia avendo scelto il punto di riferimento per i potenziali all'infinito. Quindi V con A è il potenziale della sfera rispetto all'infinito.
questa costante di proporzionalità fra carica del conduttore, della sfera in questo caso, del conduttore, e la sua, il suo potenziale rispetto all'infinito, si chiama capacità rispetto all'infinito del conduttore considerato, che nel caso della sfera assume questa espressione. Vi faccio osservare che l'unità di misura di questo parametro che ho chiamato capacità sono proprio i farad, perché questo epsilon 0 si misura in farad su metro, A è una quantità, una dimensione, diciamo, che si misura in metri, e quindi la quantità C si misura effettivamente in farad. Quindi capite che il nome di capacità non è dato a caso, ma c'è un legame molto stretto, che oggi sviscereremo in un certo dettaglio, con il concetto di capacità dei condensatori e della teoria dei circuiti. Quindi lo sforzo che cercheremo di fare adesso nel corso di questa lezione, oltre a varie altre cose, sarà quello di fare proprio questo collegamento fra le quantità fisiche che stiamo vedendo qui, rapporti tra cariche e tensioni e così via, e le quantità circuitali che già conosciamo. È una cosa che svilupperemo nelle prossime ore di lezione. Va bene, questo ragionamento che noi abbiamo fatto per una sfera vale per un conduttore di qualsiasi forma e dimensione. In altri termini, posso sempre immaginare, con analogo ragionamento, di calcolare una capacità di un conduttore, diciamo isolato, nel senso preso da solo in un universo di vuoto in questo caso, facendo questo ragionamento, come rapporto fra la carica posseduta dall'oggetto in questione e il potenziale rispetto all'infinito. Questo ragionamento ci permette anche di, in qualche modo, capire perché alle volte si parla di messa a terra. Allora, noi abbiamo detto, usiamo come riferimento per i potenziali, per un motivo di comodità, l'infinito. Allora io dovrei in qualche modo usare un punto all'infinito come riferimento dei potenziali. Nella pratica, molto spesso, per diciamo, vincolare il riferimento dei potenziali, non possiamo arrivare all'infinito, chiaramente, per ovvi motivi pratici. Allora, in qualche modo ci accontentiamo, tra virgolette, di vincolare il potenziale di un oggetto collegandolo, come si dice, a terra, la messa a terra, o la messa a massa, alle volte si parla di questo. Che cosa stiamo dicendo? Stiamo dicendo che invece di riferire il potenziale all'infinito, lo sto riferendo a quello della terra. Questo è quando faccio la messa a terra. Ora, il potenziale all'infinito della Terra si può stimare con questa relazione, dicendo: se io attribuisco alla Terra una carica Q, che io, diciamo, posso supporre, il suo potenziale, il potenziale che la Terra assume rispetto all'infinito, il vero infinito, cioè, diciamo, la Via Lattea, per capirci, dipende dalla capacità della Terra rispetto all'infinito. Ora, la Terra, sapete bene che è quasi una sfera, con un raggio che è di circa 6.000 km. Quindi se uno fa la stima di qual è la capacità, potete fare mettendo dentro i numeretti, vi renderete immediatamente conto che per quantità di cariche ragionevolmente attribuibili alla Terra, il suo potenziale rispetto all'infinito risulterà piccolissimo, di, diciamo, frazioni molto piccole di volt. Quindi non commettiamo un grosso errore a riferire i potenziali non alla Via Lattea, all'infinito, ma al terreno, perché il potenziale della Terra, intesa come, appunto, grossa sfera, rispetto all'infinito è realmente molto piccolo in tutte le applicazioni pratiche. Ma questa, diciamo, è una osservazione a margine. Ah, un'altra cosa importante che possiamo definire da questa relazione riguarda invece il campo elettrico. Il campo elettrico ha quell'espressione lì,
il campo elettrico in corrispondenza del bordo del conduttore, R uguale A, si scrive Q diviso 4 pi greco epsilon con 0 A al quadrato. Beh, supponiamo di farne il modulo, non mi interessa in questo caso la sua direzione, faccio solo il modulo. Questo è il modulo del campo elettrico. D'accordo? Oh, il campo, per inciso, è discontinuo per i motivi che dicevamo prima, perché c'è la carica addensata sul bordo. Quindi è nullo fuori, scusate, è nullo dentro, ma è non nullo immediatamente fuori. C'è una discontinuità del campo elettrico. Quindi io lo sto guardando sul bordo esterno, diciamo così, nel vuoto. Bene, che cosa osservo qui? Osservo che, assumendo fissa la carica, anzi magari possiamo anche ragionare, forse possiamo anche scriverlo così, possiamo anche ragionare diversamente, chiamando V con A questa quantità, possiamo anche scrivere questo V con A diviso A, se volete possiamo vederlo anche così, va? sì, penso sia ancora più convincente. Vabbè, chiaramente ho solo sostituito qui dentro poco dopo. Allora, che cosa mi dice questa relazione che ho appena scritto? Mi dice che a parità di potenziale assegnato alla sfera rispetto all'infinito, il campo elettrico sul suo bordo dipende in maniera inversamente proporzionale dal raggio della sfera stessa. Cioè, quanto più piccola è la sfera, a parità di potenziale, tanto più grande è il campo elettrico. Questo è il cosiddetto potere delle punte. Che cosa significa? Cioè, una punta, immaginate uno spillo, un ango, altro non è che un conduttore in cui in punta appunto c'è un raggio di curvatura molto piccolo, la punta è molto molto sottile, no? Quindi potete immaginare che sia la punta assumibile come una sfera, diciamo così, di raggio molto molto piccolo, d'accordo? Questo significa che in corrispondenza della punta il campo elettrico è estremamente intenso. Se io faccio delle punte molto sottili riesco ad avere campi molto molto intensi. Bene, qual è la conseguenza di questo? La conseguenza di questo è che noi possiamo in qualche modo guidare il punto in cui il campo elettrico è più intenso. Questa cosa è particolarmente utile, per esempio, tra le varie possibili applicazioni, nel caso dei fulmini. Che cosa sono i fulmini? Anzi, vi faccio vedere pure un filmato che è molto interessante. Allora, il fulmine... Allora, questo è un... Immagino un fulmine a 7207 immagini per secondo, quindi estremamente rallentato. Qui, per capirci, c'è il tempo, quindi capite quanto lento è questa cosa. Allora, questo è un fulmine. Allora, vedete che cosa succede. Adesso ve lo faccio vedere e poi lo commentiamo. Allora, in che cosa consiste il fulmine? Il fulmine consiste nella rottura del dielettrico aria. Vi spiego. Allora, abbiamo detto che i materiali dielettrici sono materiali sostanzialmente isolanti, in grado cioè di fermare le cariche. Questa loro proprietà, di essere anche isolanti, vale fin tanto che il campo elettrico non superi una certa soglia, la cosiddetta rigidità dielettrica del materiale in questione. Che cosa cioè succede? Il campo elettrico mi dà diciamo, la forza che agisce sulle cariche. Se il campo elettrico è molto intenso, questa forza che agisce sulle cariche è talmente violenta che riesce a vincere, diciamo così, la resistenza opposta dal materiale al passaggio delle cariche. Il materiale in pratica proprio si buca fisicamente. Se io prendessi un materiale dielettrico solido, esso si buca proprio a causa di questo fatto, cioè le cariche passano in maniera subitanea,
danneggiando il materiale. La stessa cosa succede anche nell'aria, in cui appunto il dielettrico aria si rompe se il campo elettrico eccede una certa quantità, che si chiama appunto rigidità dielettrica in quel caso dell'aria. Allora, che cosa succede in caso di fulmini? Succede questa cosa. Ci sono le nuvole, partiamo da lì, altrimenti non ci possono essere fulmini, nelle quali nuvole ci sono particelle di ghiaccio, di polvere e così via, che a causa del loro sfregamento possono elettrizzarsi. Voi sapete, esiste l'elettrizzazione per strutture. Quindi possono nascere degli addensamenti di carica sulle nuvole. Immaginate quindi una nuvola che si avvicina al terreno con le sue cariche legate a questo fenomeno. Immaginate siano positive, per fissare le idee. Queste cariche positive attrarranno nel terreno delle cariche negative. No, ovviamente. Questo significa che tra le cariche positive della nuvola e le cariche negative del terreno si nasce, diciamo così, si instaura una forza di attrazione. In altri termini, un campo elettrico legato alla presenza di queste cariche. Quando queste cariche sono particolarmente intense, le nuvole magari sono particolarmente ravvicinate e così via, il campo elettrico può eccedere questo valore di rigidità dielettrica e quindi il dielettrico aria si rompe. Allora, che succede? Le cariche cominciano a spostarsi, vengono strappate proprio fisicamente da questo campo elettrico così intenso, riescono a, diciamo, viaggiare dentro l'aria, e in questo caso, vedete, si vede bene che questo fenomeno comincia dalle nuvole, da qui, vedete, comincia, e queste cariche cominciano a diramarsi, fin tanto che una di esse, bang, tocca terra, e si innesca, diciamo così, un canale di scarica che adesso fa collegare il terreno con la nuvola. Adesso sono cariche che dal terreno vanno alla nuvola. Qui dentro proprio circola una corrente in questo momento. Questo è come se fosse, diciamo così, un materiale conduttore. È un materiale conduttore particolare perché è un gas, sostanzialmente un gas ionizzato, che si chiama sotto certe condizioni plasma, per cui, voglio dire, ha delle proprietà particolari, ma è a tutti gli effetti un materiale conduttore. I plasmi ce ne sono tanti in natura. Io, per esempio, in particolare studio i plasmi che ci sono nei dispositivi a fusione termonucleare controllata, di cui magari parleremo, diciamo, in altro momento, che sono in regimi completamente diversi, ma concettualmente sono dei gas ionizzati in grado di far passare le cariche, così come nel fulmine, o così come nel fulmine a neve. Ebbene, se il meccanismo fisico è questo, allora capite che per innescare il fulmine dove voglio io, posso usare una punta, perché se io ho una punta posso localizzare lì il punto dove c'è il campo elettrico massimo e posso quindi innescare lì quella scarica, non in un punto a caso, ma dove dico io. Questo è il concetto del parafulmine. Il parafulmine funziona proprio perché lì si concentra il massimo del campo, quindi lì si innesca questa scarica che vi ho fatto vedere qui, grazie al potere delle punte. Bene, possiamo andare un altro poco avanti. Che succede? Allora, dicevamo, a questo punto stiamo capendo un po' come funziona la cosa, cerchiamo di complicarci un po' la vita e cerchiamo di studiare la situazione in cui ho due conduttori, diciamo ancora sferici, messi uno vicino all'altro. Faccio prima intuitivamente, poi vi faccio vedere veramente cosa accade. Allora,
cerchiamo di in qualche modo renderci conto qualitativamente del campo che c'è in questa situazione. Quindi ho una carica Q1, immaginate una carica Q1 maggiore di 0, una carica Q2 minore di 0, per fissare le idee, poi possiamo fare tutti i casi che ci pare. Quindi abbiamo due sfere cariche con queste cariche Q1 e Q2. Allora, cerchiamo, dicevo, di studiare qualitativamente il campo vedendo quali sono gli andamenti delle linee di campo. Allora, se io prendo il conduttore da solo, la sfera da sola, torno un attimo al caso precedente, quindi la geometria che abbiamo visto è la stessa che abbiamo discusso anche per la carica puntiforme, il che vuol dire, se mi permettete di cancellare qui, che le linee del campo elettrico, in questo caso, saranno delle linee che escono a raggiera dalla sfera. La geometria è la stessa rivista per il campo della carica puntiforme. Quindi vi ricordate, ieri abbiamo visto la stella di semirette. Qui questo funziona solo per R maggiore di A, quindi abbiamo questa situazione. Ovviamente sto supponendo che Q sia maggiore di 0 in questo caso. Se Q fosse minore di 0 avrei le frecce che convergono verso il conduttore. Quindi la geometria del campo, che vi scrivo qua, no? Questa era Q diviso 4 pi greco epsilon con 0 R quadro I con R, per R maggiore uguale di A, diciamo R strettamente maggiore di A. Dicevo, è una simmetria, una geometria sferica con le linee di campo disposte in questo modo. Va bene. Allora, che cosa succede in questo caso? Allora, la prima cosa da osservare è una cosa, diciamo, che vale la pena notare esplicitamente, magari può sfuggire a un'analisi poco attenta, ma è importante. Allora, in questa situazione di sfera isolata, a causa della simmetria sferica, io ho che la carica Q, che abbiamo detto si distribuisce sulla superficie del conduttore per i motivi visti prima, è distribuita in maniera uniforme su tutta la sfera. Infatti, se io prendo la sfera da sola, non ho nessun motivo perché la carica si debba addensare da una parte anziché da un'altra. La simmetria sferica, la carica si distribuirà omogeneamente su tutta la sfera. Questa cosa non è vera qui, non è vera qui, perché io ho questa volta due cariche, per cui se questa è positiva e questa è negativa posso immaginare che ci sia un'attrazione fra le cariche, quindi che le cariche su questa superficie positive si addensino preferenzialmente nella zona che si affaccia alla carica negativa, perché vengono da esse attratte. Quindi non è più vero quello che sapevamo prima. Tuttavia, se le due sfere sono sufficientemente lontane l'una dalle altre, possiamo immaginare di trascurare in prima battuta questa ridistribuzione di carica sui due conduttori. Quindi è un'approssimazione che facciamo, ed è un'approssimazione tanto migliore quanto più le cariche, scusate, le sfere sono distanti rispetto al loro raggio sostanzialmente. Se sono molto molto vicine questa cosa non è vera, ma se sono molto lontane rispetto al raggio posso ancora immaginare che la carica sia distribuita grosso modo uniformemente su questo e uniformemente grosso modo su questo. Chiaro? Quindi è, diciamo, un'ipotesi semplificativa che sto facendo, valida in quel range di approssimazione convenzionale, cioè distanza molto superiore del raggio. Bene. Fatta questa ipotesi, che altro possiamo dire? Quando noi ci troviamo in vicinanza di questo primo conduttore, quello dotato di carica Q1 positiva, e mi metto qui sul bordo proprio del conduttore, quindi in prossimità di questo conduttore stesso, è chiaro che il campo prodotto da questa carica è preponderante rispetto al campo prodotto da questa carica, perché io qua sto molto vicino al conduttore 1 e sto molto lontano, per i motivi detti prima, dal conduttore 2. Quindi poiché il campo varia in maniera inversamente proporzionale al quadrato della distanza, il campo di questo conduttore Q2 in corrispondenza di Q1 è, diciamo, piccolo rispetto a quello di Q1 stesso. Quindi se io mi metto qua, per capirci, e viceversa, chiaramente.
In altri termini, nelle ipotesi fatte, in prossimità di Q1, l'andamento delle linee di campo sarà similare a quello che si avrebbe quando Q1 è da solo, perché l'effetto di Q2 è piccolo. Quindi io qua vicino mi aspetto di trovare una stella di linee di campo simile a quella vista precedentemente. L'ho replicata qui. Analogo discorso posso fare su Q2, salvo che qui ho supposto che le cariche siano minori di 0, per cui le linee di campo entreranno nel conduttore Q2. Ok? Mi seguite? In mezzo, diciamo nello spazio che c'è fra i due conduttori, devo fare, come già commentammo ieri, la sovrapposizione degli effetti, cioè devo calcolare il campo legato a una carica, a una sfera che sarà diretto in questo modo, per dire, il campo legato a questa sfera che sarà diretto in questo modo, faccio la somma vettoriale con la regola del parallelogramma e ottengo il campo elettrico complessivo. Il risultato che ne viene fuori è che le linee di campo avranno un andamento di questo tipo. In altri termini, pensiamo per esempio a Q1, che cosa accade? Quando io mi metto qui, questa linea qui parte da Q1 e arriva verso l'infinito, perché il campo di Q2 diventa sempre più debole e quindi il suo effetto è sempre minore, alla fine questa va all'infinito come se Q1 fosse da solo. Se io invece mi metto qui, che cosa succede? Succede che quando parto su questa linea di campo, via via che mi avvicino verso Q2, il campo di Q2 è sempre più intenso e quindi in qualche modo tende a riportare, permettetemi questa diciamo interpretazione naif, la linea di campo verso Q2 stessa, la tira verso di sé. E quindi ho questa geometria che vi sto facendo vedere qui. Vi faccio vedere il risultato vero, eccolo qui. Questo è risolto con il metodo degli elementi finiti che già avevamo commentato qualche tempo fa. Questo è l'andamento di campo. Vedete, allora, le frecce indicano il campo elettrico, esattamente questa geometria che vi ho fatto vedere qua, quindi questo campo, vedete, fa così e arriva qui, fa così e arriva qui, esattamente come fa messo. Queste linee che vedete qui disegnate non sono le linee di campo, ma sono le cosiddette linee equipotenziali, sono cioè linee su cui è il potenziale ad essere costante. A causa del legame che c'è tra campo elettrico e potenziale, le linee equipotenziali sono ortogonali alle linee di campo. Queste, per capirci. Queste linee qua, vedete? Queste linee che sembrano delle circonferenze. Qui. Queste sono le linee equipotenziali, cioè su cui il potenziale è costante. Poiché il campo elettrico è pari a meno gradiente di V, voi sapete che il gradiente di una funzione è ortogonale alla superficie di livello della funzione stessa. Ma questa è una proprietà del gradiente, per noi. Quindi significa che rispetto alle linee equipotenziali il campo elettrico è ortogonale. Segno voi, vabbè, cambia, insomma, non è questo tipo. Quindi significa che queste superfici, queste linee che sto vedendo qui, equipotenziali, sono ortogonali alle linee di campo che vi ho disegnato qui. Ci pensate, se fate la linea ortogonale a ciascuna superficie trovate esattamente quello che ho disegnato là. D'accordo? Bene. Ok. Allora, è chiaro che, vi dico questa cosa, poi facciamo un po' di pausa, ok? Allora, se io guardo a questa situazione,
la carica Q1 posseduta dal conduttore 1 può essere valutata facendo l'integrale, grazie alla legge di Gauss, del campo D scalare M ds su una qualsiasi superficie sigma, che chiamo sigma 1, diciamo, che racchiude il conduttore 1. Questa, per esempio, no? Ritrovate? Se io chiamo questa sigma 1, se io faccio integrale di D scalare N in DS su questa sigma 1, la legge di Gauss mi dice che viene fuori come risultato Q1. Sto applicando la legge di Gauss. Questo ragionamento vale per qualsiasi superficie S1 che contenga solo il conduttore 1. Cioè superficie sigma 1, scusate, che contenga il conduttore 1. In altri termini, io posso in qualche modo far collassare questa superficie direttamente, adesso non vorrei fare un disegno poco chiaro, ma direttamente sul bordo esterno del conduttore, questo lo chiamo ancora sigma 1, e ottenere sempre lo stesso risultato. No, è ovvio. Così come Q con 2 è l'integrale su sigma 2 di D scalare M ds. Sigma 2 è una superficie che si appoggia al bordo del conduttore 2. N, in entrambi i casi, è la normale uscente. La normale uscente. Allora, vedete, in particolare, capiamo immediatamente da questo grafico, da questo diagramma, che la carica Q1 è positiva, perché quando faccio integrare su sigma 1 di scalare N, D, che punta dove sta la freccia, ed N, che punta nella direzione uscente, sono concordi. E quindi viene fuori una carica positiva. Viceversa, qui, la normale N è ancora uscente, ma D, che è un parallelo a E, è entrante, vedete, con queste linee, e quindi D scalare N viene negativo, sono discordi tra loro. Quindi, diciamo, abbiamo una conferma grafica del fatto che una carica è positiva e una carica è negativa. Allora, domanda: atteso che le due cariche hanno segno opposto, e l'abbiamo anche giustificato graficamente, la domanda che ci poniamo: possiamo asserire, sotto che ipotesi, diciamo così, possiamo asserire che le due cariche Q1 e Q2, di segno differente, siano uguali ed opposte, cioè il modulo della carica sia uguale per l'uno e per l'altro? Beh, noi potremmo essere sicuri di questo, cioè che Q1 è uguale a meno Q2, se noi fossimo in grado di dire che tutte le linee del campo che originano da Q1 vengono convogliate in Q2 verso Q2. Se cioè io fossi in grado di incanalare in qualche modo le linee di campo che partono da Q1 e farle arrivare tutte quante in Q2, potrei essere sicuro che vale questa relazione, perché a questo punto, se tutte le linee di campo partono da qua e arrivano qua, allora se io faccio questa integrale qui o faccio questa integrale qui, otterrò lo stesso valore a meno del 6. Trovate? Chiaro cosa ho detto? Quando io realizzo questa situazione, cioè quando tutte le linee del campo partono da un conduttore e terminano nell'altro, dico di aver realizzato fra i due conduttori la situazione di induzione completa. Lo scrivo qua sotto. Induzione completa. Quindi ribadisco il concetto: due conduttori si dicono induzione completa quando fisicamente tutte le linee di campo che originano un conduttore terminano nell'altro, il che ha come conseguenza, come vi spiegavo un minuto fa, il fatto che le cariche dei due conduttori siano uguali ed opposte. Solo questa si trova. Quello che vedremo adesso dopo la pausa è come realizzare l'induzione completa fra due conduttori. Che strumenti abbiamo a nostra disposizione? Questo perché, come vedremo, questa condizione di cariche uguali opposte ci aiuta nella interpretazione circuitale di quello che sta avvenendo. Ok? Quindi adesso facciamo un po' di pausa.